Salve a tutti, colleghi vicini e lontani. Sono riacceso, Sono, devi solo per chi avvicinarlo. non mi conoscesse, sono Barone Fortunata e figuro come unica presenza femminile nella lista dei candidati alle prossime elezioni del Consiglio Scientifico dell'ISPRA. Ringrazio innanzitutto il Direttore Generale che, anche se con un invito molto estemporaneo, ha dato la possibilità a noi candidati di promuovere la nostra candidatura attraverso un incontro diretto con il personale dell'ISPRA che è chiamato a eleggere il suo rappresentante all'interno del Consiglio Scientifico. Confesso che sono poco abituata a presentazioni di questo tipo ed ho preso soltanto stamattina di questo invito. Quindi farò una presentazione molto a braccio. Ho cercato di raccogliere alcuni elementi che servono a dichiarare il mio impegno, il valore e il significato della mia candidatura. Quindi richiamerò la vostra attenzione, vorrei richiamare la vostra attenzione su tre punti di riflessione. Il primo, chi è Barone Fortunata? Quindi darò delle brevissime indicazioni sul mio percorso professionale. Perché Barone Fortunata ha deciso di candidarsi all'elezione del Consiglio Scientifico? E terzo punto, quello più rilevante, come Barone Fortunata intende rappresentare il ruolo intende il ruolo del rappresentante ISPRA all'interno del Consiglio Scientifico e quindi quale significato e valore intende affidare all'eventuale presenza all'interno del Consiglio. Veniamo al primo punto, chi è Barone Fortunata? Barone Fortunata è un biologo, si è laureato nel 1995 all'Università La Sapienza, è dottore di ricerca, ha quindi svolto attività di ricerca in diversi istituti nazionali e internazionali, partecipando a progetti di ricerca e attualmente è cioè dal 2005 tecnologo terzo livello in ISPRA. Attualmente lavora presso il settore sostanze pericolose del servizio rischio tecnologico e del Dipartimento Rischio Nucleare Tecnologico e Industriale e svolge attività di valutazione tecnico-scientifica. Attività di valutazione del rischio per l'ambiente delle sostanze chimiche, con particolare riferimento alla valutazione degli aspetti ecotossicologici, di caratterizzazione dell'esposizione e rischio ambientale, ai fini degli adempimenti del regolamento REACH. È membro del incaricato ISPRA nella task force per la valutazione delle sostanze prioritarie incluse nel piano europeo di valutazione ed partecipa alle attività di diversi gruppi di lavoro tematici per il supporto al comitato tecnico di coordinamento, sempre ai sensi del REACH. Quindi, in breve, un percorso professionale che coniuga un'esperienza maturata in attività di ricerca e di programmi di valutazione tecnico-scientifica che Barone Fortunata intende mettere a disposizione della comunità scientifica dell'ISPRA e quindi del Consiglio Scientifico, qualora fosse chiamata a questa rappresentanza. Veniamo al secondo punto, quindi perché Barone Fortunata ha deciso di candidarsi. E qui entriamo proprio nel vivo delle motivazioni, quelle più profonde che sostengono la mia candidatura. La scelta di candidare, cioè la scelta di candidarmi non è nuova. Molti di voi ricorderanno che sono già scesa in campo nella prima edizione delle elezioni al Consiglio Scientifico, quindi ho deciso di rinnovare la mia candidatura, rinnovando le prime, quindi confermando le mie prime motivazioni e rafforzandole. Quindi, ho scelto di candidarmi per offrire un contributo al processo di valorizzazione dell'istituto attraverso una partecipazione attiva, democratica, a quei processi di sviluppo
di programmi di ricerca e di valutazione tecnico-scientifica che verranno svolti, intrapresi all'interno del Consiglio Scientifico anche nel quadro del processo di rinnovamento e di sviluppo del nostro istituto. Quindi questo è il primo significato entrando dalla mia candidatura. Il secondo riguarda la scelta di, con la mia candidatura, di dare un segnale forte di stimolo soprattutto a quella parte della comunità tecnico-scientifica dell'ISPRA che intendo, che penso di rappresentare più fortemente e che ha perso l'entusiasmo in una situazione di forte incertezza organizzativa dell'ISPRA, ha perso forse l'entusiasmo a mettersi in campo per partecipare attivamente al processo di valorizzazione dell'ISPRA. Quindi passiamo al terzo punto, quello più rilevante. Come intendo il ruolo del rappresentante ISPRA all'interno del Consiglio Scientifico? Il Consiglio ritengo fortemente, come accade in altri enti di ricerca, che il Consiglio Scientifico dell'ISPRA nei prossimi anni possa e dovrà sicuramente svolgere un ruolo più incisivo e vitale nei processi di sviluppo del nostro istituto. Quindi potrà rappresentare quello strumento, quel valido strumento istituzionale che è in grado di far convergere e confluire tutte le forze della comunità tecnico-scientifica dell'ISPRA in un'azione mirata e coordinata a valorizzare e quindi a potenziare l'autorevolezza e la responsabilità tecnico-scientifica dell'ISPRA. In questo contesto di motivazioni, come dovrà realizzarsi sostanzialmente il ruolo del rappresentante ISPRA all'interno del Consiglio Scientifico? Il profilo di chi sarà chiamato a rappresentare l'ISPRA, a rappresentare l'ISPRA all'interno del Consiglio Scientifico dovrà incarnare più ruoli. Questo perché? Perché di fatto insomma questo perché di fatto nel primo triennio, a distanza di 3 anni, c'è ancora chi si interroga sulle piene funzionalità del Consiglio Scientifico. Piene funzionalità del Consiglio Scientifico perché di fatto, riprendo il filo del discorso, a distanza di 3 anni c'è ancora chi si interroga sulle piene funzionalità del Consiglio Scientifico, proprio perché in questi anni è mancata la necessaria visibilità e divulgazione dei risultati. Chi ancora nutre queste incertezze però potrà di fatto trovare alcune risposte in un documento di sintesi che è stato soltanto recentemente, solo adesso, divulgato e caricato sul sito istituzionale dell'ISPRA. Questo documento riporta sinteticamente quelle che sono state le attività nel primo triennio. Di fatto nel primo triennio nel Consiglio Scientifico ha svolto un'attività di preparatoria a quello che poi di fatto sarà il vero progetto di funzione del Consiglio Scientifico, un progetto che riguarda il mandato istituzionale, un mandato istituzionale che secondo il regolamento affida al Consiglio Scientifico la necessità di formulare suggerimenti e proposte per la predisposizione del piano triennale della ricerca. Da un primo triennio, quindi una prima fase di preparatoria, è necessario, a mio avviso, che il Consiglio Scientifico si dirige verso un'azione più significativa e rappresentativa, soprattutto che
rappresentative di tutte le forze della comunità tecnico-scientifica e nessuna esclusa. In questo contesto, quindi, il ruolo del rappresentante ISPRA all'interno del Consiglio Scientifico dovrà contenere più ruoli. Dovrà adoperarsi ad essere nel ruolo di collettore di idee e di progetti, capace con una rappresentanza efficace e imparziale, senza interessi di parte, a recepire tutte le esigenze, le istanze di tutte le forze della comunità scientifica, nessuna esclusa, senza interessi di parte. Dovrà inoltre sentirsi investito la responsabilità di informare. Quindi mettere al servizio della comunità un flusso trasparente di comunicazioni e di trasferimento dei risultati delle esperienze maturate e dei dibattiti decisori che avverranno all'interno del Consiglio Scientifico. Dovrà inoltre farsi promotore di nuove metodologie, nuove tematiche di ricerca e nuovi contesti operativi di ricerca di attività tecnico-scientifica, per la piena valorizzazione naturalmente della multidisciplinarità del nostro istituto. Sempre nel ruolo di promotore, quindi, il rappresentante al Consiglio Scientifico, direttamente eletto dall'ISPRA, dovrà fornire gli strumenti e le modalità per attivare, sviluppare e acquisire ricerca, sempre nel contesto di una piena valorizzazione delle attività del nostro istituto. Dovrà quindi, sarà necessario, per garantire quindi una partecipazione libera, attiva e aggregata di tutte le forze della comunità scientifica, sarà necessario sviluppare dei canali e sistemi di comunicazione interna dedicati a rappresentare quella piattaforma operativa e informativa in grado di determinare quel dialogo continuo, funzionale, efficace, produttivo tra il Consiglio Scientifico e la comunità dei ricercatori tecnologici. Questo, in sintesi, è il significato che intendo affidare alla mia eventuale presenza all'interno del Consiglio Scientifico dell'ISPRA. Spero di aver raccolto tutti gli elementi che intendevo trasmettere. Il mio contributo vuole essere un contributo in termini di partecipazione attiva ai processi di sviluppo e di rinnovamento che stanno interessando l'ISPRA nei prossimi tempi. Mi auguro quindi, insomma, una partecipazione comunque al voto attenta, consapevole e leale. Colgo l'occasione innanzitutto per ringraziare tutti voi per l'attenzione e soprattutto per un ringraziamento speciale va ai colleghi che con la loro firma hanno sottoscritto la mia candidatura, garantendone la presentazione formale. Buone quindi elezioni a tutti. Concedetemi, visto che siamo, insomma, in campagna elettorale, concedetemi almeno un motto, nonostante l'emozione, risvegliamo il Consiglio Scientifico che è in noi. Grazie.